Ciao a tutti, oggi un tutorial un po' diverso perché una ragazza che mi segue mi ha appunto scritto come potesse, cioè se potessi darle un suggerimento per utilizzare dei cuoricini da 10 mm. A me sono venuti subito in mente questi elementi che non sono di mia invenzione, ho visto che online ci sono da tanto tempo comunque diverse foto, comunque creazioni di altre persone con questo tipo di intreccio di elementi Swarovski più che altro a formare appunto questi fiorellini. L'unica cosa che ho fatto io è stato adattarli per farli diventare degli orecchini al lobo. Infatti poi vi farò vedere come faccio ad inserire appunto un elemento che li possa far diventare un paio di orecchini. Voi potete ovviamente farci anche un ciondolo o quello che volete, anche un anello si presta abbastanza bene anche per quello. Quindi se vi interessa questo tutorial seguite appunto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Per fare soltanto uno dei nostri orecchini, nel caso voi vogliate trasformarlo poi magari in ciondolo o in qualcos'altro, il materiale è questo. Quindi se vorrete fare degli orecchini dovrete raddoppiare appunto gli elementi. Allora, abbiamo 6 cuoricini della Swarovski, la misura è 10 mm. Una perla da 4 mm, 12 cristalli Bicono Swarovski da 4 mm, una farfallina per chiudere gli orecchini a perno, un chiodino possibilmente in argento, delle rocaille 11-0, ve ne serviranno davvero poche, per ogni orecchino saranno circa 12 rocaille, se non ricordo, anzi no, sono 6 in totale, quindi veramente veramente poche. Del colore appunto che preferite. Poi io utilizzerò della colla Azulit per vedrete dopo perché cosa servirà e un semplice filo di nylon di quelli monofilamento vanno bene o altrimenti anche del Fireline abbastanza spesso. E questo è tutto il materiale che ci occorre. Vediamo quindi come creare l'elemento per l'orecchino. Infiliamo sul filo senza l'ago, non abbiamo appunto bisogno dell'ago per questa lavorazione, 6 rocaille 11-0. Adesso le portiamo circa alla metà, diciamo, del filo, anche un po' meno perché fondamentalmente lavoreremo solo con un capo, ma in questo momento noi dovremo andare comunque ad incrociare i fili nella sesta rocaglia inserita per formare un circolo, un cerchio con le 6 rocaglie. Quindi andremo ad incrociarci nella sesta inserita. Come vedete mi sono appunto infilata con anche l'altro capo all'interno della sesta rocaille e si è venuto a creare questo piccolo circolo con le 6 perline. Da una parte ho questo filo qui che è più corto, è circa, l'ho fatto di 20 centimetri, anche meno, e dall'altra parte invece ho il filo lungo per la lavorazione. Non dobbiamo fare nessun nodo momentaneamente, lasciamo così e andiamo a lavorare esclusivamente con la parte di filo più lunga, che poi potrebbe essere quella di destra o quella di sinistra a seconda di come l'avete fatto voi. Quindi lavoreremo sempre da adesso con la parte più lunga del filo. A questo punto dovremo infilare sul nostro capo di filo più lungo i seguenti componenti. Un bicono da 4, un cuoricino entrando dalla parte frontale, quindi della decorazione, non dal retro, quindi entreremo in questo senso, dalla parte frontale verso il retro, un altro bicono da 4, un altro cuore Swarovski, in questo caso invece entreremo dal retro verso la parte frontale, vedete che infatti l'ho messo al contrario rispetto a questo. È un altro bicono, quindi inseriamo questa sequenza. Vi ripeto, bicono da 4, cuoricino dalla parte frontale, bicono da 4, cuoricino dal retro, bicono da 4. Inseriti sul filo questi elementi come vi ho fatto vedere prima, dovremo poi andare a fare in questo modo. Noi stiamo uscendo, eravamo usciti praticamente, vedete questo qui è il filo corto che stiamo lasciando perdere e stiamo utilizzando questo più lungo.
Abbiamo inserito questi elementi. Adesso con il nostro capo di filo, sempre quello più lungo, dobbiamo andare a rientrare dalla parte opposta dalla perlina dove stiamo uscendo. Vedete? Stiamo uscendo da questa perlina qua. Andiamo a infilarci da questo lato, sempre nella stessa perlina, e poi anche nelle due subito dopo. Quindi andremo a uscire da qui, a infilare, a rientrare in questa stessa perlina nel senso opposto e anche in queste due subito dopo. Ed ecco come dovrete trovarvi esattamente in questa posizione. Sulla destra c'è il filo quello più corto e sulla sinistra il filo con cui sto lavorando e con cui appunto sono rientrata nella perlina da cui uscivamo prima e anche nelle due subito dopo. Adesso dobbiamo infilare sul nostro capo di filo, sempre quello più lungo, sempre quello che usiamo per la lavorazione, la stessa identica sequenza che abbiamo infilato un attimo prima, ovvero un bicono da 4, un cuoricino infilato dalla parte frontale, un bicono da 4, un cuoricino infilato dalla parte sul retro e un altro bicono Swarovski. Quindi ci vediamo non appena infilato. Infilata la sequenza, appunto, la stessa di prima, un bicono, un cuore Swarovski, un bicono, un cuore, un bicono, dobbiamo andare a inserirci così. Stiamo uscendo da questa perlina, dobbiamo infilarci ancora in questa perlina nel senso opposto, quindi se stiamo uscendo da qui ci andiamo a infilare dietro, sempre in questa, usciamo sempre di qui e andiamo ad infilarci anche nelle due subito dopo, quindi usciremo da questa perlina qua. Ecco come dovremmo trovarci dopo aver infilato ancora una volta questa sequenza appunto di perline. Adesso dovremo andare a fare ancora una volta la nostra solita infilata, ovvero un bicono da 4, un cuoricino dalla parte frontale, un bicono da 4, un cuoricino dal retro e un bicono da 4. Li infiliamo, stiamo uscendo da questa perlina qui. Scusate che zoom. Stiamo uscendo, abbiamo infilato questi adesso, no? Stiamo uscendo da questa perlina qui, abbiamo infilato ancora una volta la nostra sequenza e come al solito rientriamo nella stessa perlina dal retro, usciamo sempre da qui, ci andiamo a infilare anche nelle successive dopo, sia in questa che in questa qua, vedete? Che sarebbe poi la prima da cui abbiamo iniziato. Quindi noi dovremmo trovarci a uscire poi dal filo, appunto dal foro di questa perlina qui, la prima. Ci vediamo non appena completata l'operazione. Ed ecco come ci verremo a trovare quindi alla fine anche di questo giro. Come vedete, stiamo uscendo appunto dalla prima perlina che avevamo inserito, qua, dove c'è anche dall'altra parte l'altro filo, quello più corto, perché abbiamo completato il nostro giro, appunto di cuoricini e adesso dobbiamo andare a dare un assetto definitivo al nostro fiore. Siccome stiamo uscendo con tutti e due i fili nel senso opposto da questa perlina qui, con ciascun filo dobbiamo salire sopra il bicono, passare nel cuore e passare anche dentro questo bicono qua. Quindi col filo di destra, questo qui, salirò qui dentro, passerò dal cuore e dal bicono e uscirò praticamente da questo lato del bicono. E col filo con cui abbiamo lavorato finora, o l'altro, a seconda di come vi trovate, dovete salire nel bicono opposto, nel cuore, e incrociarvi praticamente in questo bicono qua. Ecco, praticamente tutto ciò che dovrete fare è risalire nella lavorazione con i due capi di filo e trovarvi incrociati in questo bicono subito sopra. Ci vediamo quando abbiamo eseguito l'operazione e potete anche già girare la lavorazione sul retro. Ecco fatto, la lavorazione è stata girata appunto sul retro e come vedete sto uscendo dal bicono dove ho incrociato il filo. Adesso, sempre utilizzando il filo, quello più lungo, dovremo andare a fare questo passaggio in modo che il nostro fiore si raddrizzi e si metta nel modo giusto. Stiamo uscendo da questo bicono qua, sempre col filo più lungo, infiliamo un altro bicono e andiamo a infilarci dentro questo bicono qua subito dopo, nel bicono tra gli altri due cuoricini e tiriamo il filo. Poi inseriremo un altro bicono sempre sul nostro filo e ci inseriremo in quest'altro bicono e tiriamo il filo. Idem.
tra questo e questo, infileremo ancora un altro bricone sul nostro filo fino ad arrivare praticamente qua e poi fermatevi. Quindi dovremo inserire un bricone qui tra questi due, diciamo, Swarovski da 4, un altro qui che colleghi questi due Swarovski e un altro qui. Però prima di stringere e di chiudere ci fermiamo perché dobbiamo fare un'altra operazione. Ecco fatto, ho infilato appunto il bicono. Adesso la lavorazione è ancora larga perché ancora non è stata tirata né chiusa, vedete? Questo bicono qui tra questo e questo. Questo bicono qui tra questo e questo e questo qui adesso appena infilato. Se voi volete fare un semplice ciondolo, non farete altro che stringere, tirare il filo e fare un nodo, più nodi anche, con l'altro capo più corto che avevamo lasciato indietro, che sta uscendo da questo primo bicono qua. Quindi tirate bene, stringete e avrete il vostro ciondolino a fiore a cui applicherete, insomma, un anellino di metallo o quello che volete per farlo diventare un ciondolo o un anello. Come volete. Nel mio caso però io voglio fare un orecchino al lobo, quindi mi fermo e lascio un attimo da parte questa lavorazione esattamente così com'è e vado a prendere la mia perla da 4, il chiodino e la colla e vi farò vedere come fare appunto l'elemento che andrà poi ad inserirsi all'interno del lobo e che andremo a incastonare all'interno appunto di questa lavorazione. Sporcate leggermente di colla la parte del chiodino verso appunto la testa del chiodino, vedete? E infilate la vostra perla fin giù, fino alla base del chiodino. Non vi preoccupate se si sporca la perla si sporca di colla, eccetera, tanto non si vedrà perché servirà solo per andare all'interno della nostra lavorazione. Quindi tirate giù la perla e lasciatela incollare sulla base del chiodino. Ora che la mia perla si è, diciamo, incollata alla base del chiodino, andremo ad infilarla praticamente così all'interno della lavorazione e andremo a tirare. Potete anche praticamente tagliare il chiodino a lunghezza ideale prima di eseguire questa operazione, perché alla fine il chiodino ci servirà come perno all'interno dell'orecchio, perché se avessi usato una base per orecchini diciamo normale, semplice, sarebbe successo che si sarebbe inglobata troppo all'interno della lavorazione e la parte sporgente sarebbe stata troppo corta per entrare nel lobo. Quindi io decido di utilizzare un chiodino d'argento. Che poi andrà praticamente tagliato a misura giusta e poi andrà con un pezzetto di carta vetrata o con una limetta. Adesso io non ce l'ho sotto mano. Ovviamente andrà un po' ripassata la parte che entra, lo spuntone che viene tagliato affinché non ci ferisca, che non sia troppo appuntito. Quindi infiliamo, come abbiamo detto, la perla con il nostro chiodino all'interno. Adesso possiamo tirare e chiudere bene la lavorazione, tirando bene entrambi i capi dei fili, ripassando sul retro all'interno della lavorazione, stringendo. Ecco qua, come vedete, ho stretto bene la lavorazione e appunto ho inserito dentro il mio chiodino con la perla che rimane ben salda all'interno della lavorazione. Se avete una perla da 5, forse è anche meglio in questo caso. Comunque io li ho già testati così e rimangono saldi, insomma, non scappa da dentro la perla, però per una maggior sicurezza, nel caso, utilizzatene anche una da 5. Adesso praticamente dopo aver stretto bene i fili, hanno dato bene, si possono tagliare e possiamo procedere al taglio del chiodino a misura, di quella che ci occorre. Ed ecco pronto, vedete il retro del nostro orecchino, ho tagliato il chiodino a misura e ho inserito la farfallina. Ed ecco qui la parte frontale dell'orecchino. Ovviamente voi potrete fare lo stesso tipo di lavorazione anche utilizzando magari un cuore in meno oppure utilizzando dei cuori più grandi con dei bicono più grandi, delle rocaille. Con le rocaille potete utilizzare le stesse, penso non ci saranno problemi. Appunto, se volete fare qualcosa di più grande, così più o meno sarà sui 2 millimetri, ciao, su 2 centimetri di diametro circa. E devo dire che come orecchini sono
sono veramente molto vistosi nonostante vadano al lobo, però sono davvero carini. Io più che altro ho dovuto usare questa colorazione di cuori perché erano gli unici che avevo, quindi non è proprio la mia tonalità preferita, però li ho già fatti in passato utilizzando la colorazione Heliotrop, che non so se si trova ancora disponibile sul mercato, forse qualcosa di vecchio, sì, ed erano venuti spettacolari, così come la colorazione Emerald. Li ho fatti di diversi tipi e sono sempre piaciuti molto. Quindi spero che siano piaciuti anche a voi. E volevo farvi notare che il chiodino, la testa del chiodino che ho incollato alla perla è andata a riempire giusto il buchino tra le rocaille. Quindi mi fa anche da decorazione, tanto non uscirà perché, come vi ricordo, l'abbiamo incollato alla perla che c'è all'interno. Quindi vi saluto e spero che il tutorial vi sia stato utile. Ciao, alla prossima!